Buongiorno mondo, come va? Spero tutto bene. Dietro di me Piedra Playa, siamo al Cotiglio, la parte nord di Fuerteventura e oggi vi porto insieme a me a scoprire una delle spiagge tra le più belle qui di questa zona. Anche se è 26 dicembre e c'è vento, comunque le persone sono venute a fare sia surf e fare il bagno in questo Natale 2023. Quello davanti a me è il Cotiglio, che è la cittadina che sta a nord-ovest di Forteventura, la cittadina più a nord di Forteventura. Quella è la Torre del Toston, che in questo momento è praticamente in fase di ristrutturazione, stanno diciamo risistemarla. Lo scorso anno c'è stato qualche deficiente che ha imbrattato con le bombolette spray, speriamo che questi atti finiscano una volta per tutte. E ecco qua, questa è praticamente la vista che c'è da questo scoglio, siamo proprio davanti a Piedra Playa e giù in fondo ci sono le altre spiagge in ordine, si arriva fino a Playa Esquinzo. Io adesso con la macchina farò questa strada e arriverò fino a Playa Escalera, scusatemi, che è una delle spiagge che secondo me vale la pena visitare in una vacanza qui a Forteventura. Il mio primo anno, anno e mezzo, io l'ho vissuto qui al Cotiglio e naturalmente per chi si trasferisce qui senza nessuno, con la propria famiglia a casa, naturalmente i primi periodi sono molto difficili, no? Uno ha un po' nostalgia di casa, della propria famiglia, però il Cotiglio e soprattutto io in questo posto qui riuscivo a tranquillizzarmi, a stare tranquilla, a riconnettermi un po' con quello che è la tranquillità e lo spirito di quest'isola. E quindi questo posto per me è un posto molto particolare, soprattutto qui vicino c'è la mia panchina magica e naturalmente questa visione un po' paradisiaca, anzi molto paradisiaca, mi ha permesso un po' di superare i momenti un po' difficili. Comunque, adesso io prendo la macchina e percorriamo questa strada che non è asfaltata, che ci porterà fino a Playa Escalera. La strada che si deve percorrere non è asfaltata e spesso e volentieri il municipio passa con le ruspe per cercare di mantenerla comunque agibile per le autovetture, e questa strada praticamente costeggia tutte le lunghe spiagge che ci sono a sud di El Cotiglio, quindi Piedra Playa, Playa dell'Aquila, Playa Escalera, e si arriva fino in fondo a Playa de Schizzo. Da qui ci vogliono circa 5-10 minuti con la macchina. Mi raccomando, molta attenzione e soprattutto se avete una macchina bassa, non venite in questa zona perché naturalmente potete rischiare di rompere il vostro mezzo. Allora, sono arrivato dove c'è lì quel raggruppamento di macchine, quella sorta di parcheggio del nulla. È praticamente il punto dove poi si arriva per scendere giù nelle scale che portano alla spiaggia. Come si può notare, qui l'asfalto è nullo, ci sono parecchie buche. Adesso piano piano con la macchina farò il giro e arriverò lì al parcheggio. Da El Cotiglio c'è anche questo percorso a piedi per coloro che vogliono passeggiare e naturalmente arrivare fino a qui. Questo percorso arriva fino praticamente a Playa Escalera. Adesso mi avvicino al cartello così vediamo anche le indicazioni che ci sono all'interno di questo percorso. Sotto di noi adesso vi faccio vedere la bellezza di questa spiaggia con questi colori che sono incredibili. Ci avviciniamo, ecco qua, questo è il percorso che da El Cotiglio sono circa 3 km e mezzo per arrivare a Playa de Schinzo, che è l'ultima spiaggia qui con cui si può arrivare con questo cammino, ci sono ancora altri 2 km e mezzo. Intorno a noi non c'è nulla, quindi quella è la montagna del Tindaia, la montagna sacra,
Torna a noi ci sono solo deserto e colline. Una volta parcheggiata la macchina, ci avviciniamo al punto da dove è possibile accedere a questa spiaggia. Questa è la scala da dove è possibile scendere a Playa Escalera. Io adesso vado verso destra, così ve la faccio vedere dall'alto. C'è anche uno scoiattolo. Bello! Che c'hai? non c'ho niente da mangiare. Playa Escalera. Questa è la spiaggia con questi colori magnifici. Ci sono i surfisti. La spiaggia è piena anche se siamo a dicembre. E naturalmente in fondo possiamo vedere il Cotiglio. Mi avvicino alla scalinata. Così vi faccio vedere quella che io chiamo la scala di Indiana Jones, che è stata rifatta da un paio di anni. Prima era veramente molto pericolante, c'erano anche gli avvisi. Questa scala mi porta fino a giù a Playa Escalera. Eccola qua. Inizio a scendere le scale e vi porto giù a vedere un po' da vicino questa spiaggia con questi colori spettacolari. Le scale sono abbastanza ripide, quindi bisogna fare molta molta attenzione e sono anche ricoperte dalla sabbia. Poi c'è la torretta per l'SOS, dove ci sono praticamente dei salvagenti e la possibilità, credo, di mandare il segnale di aiuto. Eccola qua. Playa Escalera ha dietro di sé questa scogliera dove c'è la scala e spesso e volentieri è un pochettino riparata dal vento, dipende da dove proviene. Se proviene da est, naturalmente si ha meno vento rispetto ad altre spiagge. Naturalmente, se abbiamo vento da ovest, si incanala e qui si ha parecchio vento. Quindi, anche controllare un pochettino prima di venire qui come sono le condizioni. La bellezza, naturalmente, della spiaggia è questa distesa di sabbia color chiaro scuro e naturalmente la tranquillità e la bellezza dell'acqua che c'è dietro. Diciamo che la cosa brutta di Playa Escalera è quando bisogna risalire e fare tutte queste scale. Ci sono alcuni che, come vedi, come potete vedere, sono addirittura con la tavola da surf e fanno le scale. Raccomandazioni per quanto riguarda Playa Escalera: naturalmente venire con acqua e roba da mangiare perché non ci sono né bar né ristoranti nelle vicinanze. È una spiaggia che non ha servizi di salvataggio, quindi attenzione alle condizioni del mare, non fate il bagno se c'è mare mosso e non venite naturalmente da soli. È particolarmente indicata per coloro che vogliono venire a fare surf, perché comunque qui spesso e volentieri le condizioni permettono di trovare l'onda giusta. Alcune volte si possono trovare anche dei nudisti nella parte un pochettino più in fondo. Si può venire naturalmente anche con bambini, però bisogna anche sapere che poi tornare su per la scalinata è abbastanza difficile. Proseguendo per la passeggiata lungo le scogliere del Cotiglio, sono sopra Playa Escalera. Voglio arrivare a quel punto lì per fare una bella ripresa panoramica dall'alto di questa bellissima spiaggia, con
con i suoi colori che oggi sono eccezionali. Un cielo azzurro e un mare cristallino da, da paradiso, veramente. Sembra veramente di stare in paradiso. Da qui si vede benissimo anche la montagna del Tindaya, che è la montagna sacra. Leggermente ha un colore differente rispetto al resto. Eccola lì, bellissima. C'è anche questa panchina fatta con dei massi vulcanici che danno proprio la vista su Playa Escalera. E anche oggi abbiamo questo colore azzurro senza nuvole, spettacolare, bellissimo. Questa panchina è perfetta per fare meditazione, avere qualche minuto per poter riflettere, stare in tranquillità, dove non c'è niente, c'è solo la bellezza dell'oceano, i colori di questo 26 dicembre 2023. Io rimango qui qualche minuto a godermi questo spettacolo della natura. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi mando un abbraccio da Fuerteventura e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!